Nessuno scontro tra abruzzesi nella terza di campionato in Serie D. Chiusa anche la finestra di mercato dei dilettanti, le sei compagini di casa nostra avranno quattro impegni interni e due trasferte. La migliore classificata finora, il Chieti, va nella tana del Porto Sant'Elpidio, squadra neopromossa ma punteggio pieno dopo aver battuto Giulianova e Cattolica. In casa nero-verde l'ultimo arrivato è Andrea Baccigalupo. Il centrocampista classe 97 va a completare la rosa a disposizione del tecnico Alessandro Grandoni, che lo ha già allenato lo scorso anno a Savona. Nonostante la giovane età, vanta già 86 presenze in Serie D. Dopo aver vestito la maglia della Sampdoria nel settore giovanile, l'ex doriano ha indossato le maglie di Viareggio, Lavagnese e appunto Savona negli ultimi tre anni. L'altro impegno lontano dalle mura amiche spetterà al Real Giulianova contro il Materica. I giallorossi hanno messo a segno due colpi prima della chiusura. In difesa è arrivato Danny Nazzari, difensore ex Francavilla che ha iniziato il campionato a Pineto. L'arrivo di Speranza in biancoazzurro però aveva ridotto ulteriormente lo spazio a disposizione e ha preferito trasferirsi di pochi chilometri per rinforzare la terza linea di Federico Del Grosso, aspettando di Amutene. L'altro innesto è un ritorno ed è quello di Francesco Vitelli, ma quello di domani non è affatto un impegno agevole contro una delle favorite, il Materica, alla vittoria del campionato, ma incappata nel passo falso col Monte Giorgio, ultima compagine con la porta ancora inviolata. Poi quattro gare interne col Pineto, che dopo un punto in due partite deve assolutamente fare bottino pieno con la San Giustese, che ne ha appena rifilate 5 all'Avezzano. La squadra di Epifani ha uno Speranza in più e spera di portare ad una condizione migliore Sarrizzo e Bianciardi, che domenica hanno giocato ma non al massimo della forma. Deve solo trovare la quadra, deve entrare concentrato in campo e non pensare che in campo si corre, si lotta fino al 90esimo. Il nome ti può aiutare, la tecnica ti può aiutare, ma se non dai l'intensità giusta, la cattiveria giusta, non puoi fare in nessuna categoria la differenza. Quindi abbiamo fatto una brutta partita domenica, abbiamo sbagliato iniziando dai vertici della società, il direttore, l'allenatore e i ragazzi. Quindi le prime colpe sono le nostre, perché vuol dire che non siamo stati in grado di dare la concentrazione giusta ai ragazzi che sono scesi in campo. Qualche errore abbiamo fatto, la speranza di rivedere il Pineto che abbiamo visto all'inizio, quella squadra che giocava un calcio importante. Chiusura di mercato col botto per la Vastese. Dopo la firma di Vittorio Esposito, gli aragonesi riportano in Abruzzo Cosmo Palumbo, che nelle ultime due stagioni è stato un punto di forza del Francavilla ed aveva cominciato la stagione alla Fidelis Andria. Palumbo ed Esposito potrebbero essere già a disposizione nella sfida casalinga contro l'Atletico Terme Fiuggi di Beppe Incocciati. Colpo anche per il notaresco, che tessera l'attaccante Alessandro Fagioli. L'ex Teramo, in cerca di rilancio in rossoblu dopo l'esperienza cerignola, sarà già a disposizione di Roberto Vagnoni per la gara interna contro la Jesina, che capita a una settimana dal blitz di Campobasso, ma che soprattutto deve riconciliare il notaresco col proprio stadio di casa, dove finora in gare ufficiali ha perso con il Vasto Girardi alla prima di campionato e in Coppa Italia contro l'Avezzano. E saranno proprio queste due formazioni, Avezzano e Vasto Girardi, a sfidarsi al De Marsi. I biancoverdi, dopo la scoppola di Civitanova con la San Giustese, chiedono allo stadio di casa la mano che occorre per ripartire in un torneo che si preannuncia molto duro. La società ha smentito seccamente di aver messo in vendita il sodalizio, ma ora servono a tutti i costi i punti.